parcheggio di via Dottese, interviene Lega Ambiente. Siamo dalla parte di tutti i cittadini. È necessario studiare un progetto alternativo per tutelare verde e creare allo stesso tempo parcheggi. Scaraventato a terra, picchiato e rapinato, terrore per un anziano a Città Giardino, aggredito da uno sconosciuto in pieno giorno, episodio simile a quello di sabato all'Arcella. Grazie ai fondi stanziati dalla Caritas per aiutare i comuni colpiti dall'alluvione del 2010, 8 persone hanno trovato un lavoro stabile. Dopo la vittoria con il Varese, Ciano svela il rigore, doveva tirarlo Musacci, ma avvantaggiato aveva profetizzato il mio gol, quindi mi sono preso la responsabilità. Sono le coppie più durature della città, più di 50 anni di matrimonio, celebrate con una festa al plebiscito, decine di nozze d'oro e di diamante. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura torniamo ad occuparci della polemica che infiamma sul campetto, sul parcheggio che dovrebbe essere realizzato sul campetto da calcio di via Dottesio. Ebbene, dopo alcune polemiche scoppiate su Facebook interviene anche Legambiente. La polemica sul park di via Dottesio infiamma i social network e spacca ancora di più la maggioranza in consiglio comunale. A parlare attraverso Facebook il consigliere del PD Giuliano Pisani tra il gruppo dei dissidenti contrario al parcheggio che deve sorgere sul campo da calcio. Votano questo provvedimento anche partiti ecologisti nella loro stessa formulazione, militanti o ex militanti di Lega Ambiente, scrive Pisani. Non si pensa a progetti alternativi perché altrimenti non si riceverebbero finanziamenti dall'ATE, raggiunge Pisani, citando la proposta alternativa fatta dal comitato di residenti che si oppone al parcheggio. Ecco come risponde Legambiente, che da poco ha trasferito la propria sede in piazza Caduti della Resistenza, a pochi passi da via Dottesio. Questo è un progetto fondamentalmente di quartiere dove da qualche anno c'è anche Legambiente, ma che era nato prima. E lo abbiamo sempre seguito, sempre guardato con interesse, ma non siamo mai esposti a favore del parcheggio. Il punto è che è abbastanza diffusa la richiesta di parcheggio in questo quartiere, perché è un quartiere residenziale e ci sono state nuove persone che sono venute ad abitare recentemente. Tutti quanti gli studi sembrano che concordano sul fatto che servono alcuni parcheggi. Oltre al campetto bisogna tutelare anche le aree verdi che sono all'interno degli stabili ATER, spiega Legambiente. C'è chi dice che non si può fare il parcheggio sul campo da calcio, bene, però attendiamo da queste persone delle proposte reali, perché attualmente ci viene detto che il parcheggio non deve essere stato fatto sul campo a calcio perché sarebbe una zona verde, ma si chiede di fare il parcheggio all'interno delle corti verdi dove ci sono dei prati all'interno delle case. Ecco, a noi sembra una soluzione ben peggiore. E poi c'è anche piazza Caduti della Resistenza che presto potrebbe tornare verde. Fra un mese si partirà con i lavori in questa piazza che tornerà a essere una piazza verde. Sono passati quasi 3 anni dall'alluvione del novembre 2010, ma la macchina della solidarietà nei confronti dei comuni colpiti non ha mai smesso di lavorare. Ecco cosa ha prodotto la Caritas. 176.000 euro per i comuni alluvionati. Veggiano, Casalserugo, Bovolenta e Ponte San Nicolò hanno sfruttato l'aiuto della Caritas Padovana finanziando opere di carattere pubblico e avviando una serie di progetti lavorativi che hanno coinvolto in tutto 22 persone, disoccupati che grazie a questa iniziativa sono stati reinseriti nel mondo del lavoro. Per 8 di loro è arrivato anche un contratto a tempo indeterminato. La scelta è stata di utilizzare le ulteriori risorse che ci sono giunte da ulteriori offerte e attivare dei percorsi lavorativi per per 22 persone disoccupate nei territori alluvionati per creare opportunità lavorative, e hanno proprio lavorato nel territorio per lavorare e sistemare alcune realtà pubbliche che erano state danneggiate. Questa è la seconda tranche di soldi che la Caritas di Padova dona ai comuni colpiti dall'alluvione nel 2010. Nei mesi successivi all'esondazione del Bacchiglione era scattata la macchina della solidarietà con 400.000 euro. Una prima tranche l'abbiamo utilizzata attraverso le parrocchie e abbiamo destinate direttamente alle famiglie alluvionate attraverso proprio un piccolo segno di carità diretta. Invece questa seconda parte abbiamo scelto, concordata con i parroci, di destinarla attraverso il lavoro, in particolare alle persone disoccupate. Si avvicina l'anniversario della tragedia del Vajont, il 9 ottobre del 1963, questa è la data,
e oggi Luca Zaia ha parlato proprio a Longarone durante il Consiglio regionale straordinario in occasione appunto delle commemorazioni per la tragedia del Vajont. La lezione è essere qui a chiedere scusa, penso che questo territorio non ha ancora avuto le scuse ufficiali, le scuse devono avere come risposta comportamenti più corretti nell'uso del territorio. Il grande bilancio di disastri ambientali a livello nazionale vale circa 1 miliardo di euro di danni ogni anno. Se si ascoltassero le popolazioni, i vecchi, come nel caso del Monte Toc, forse tragedie come queste si potrebbero evitare. A proposito del Vajont, vi ricordiamo che il 12 ottobre alle 21.05 e poi in replica il 13 ottobre alle 15 ci sarà uno speciale documentario realizzato da Rete Veneta con immagini ed interviste esclusive. E a proposito di ascoltare le popolazioni, ecco i commenti dei due sindaci dei comuni alluvionati, quello di Veggiano e quello di Ponte San Nicolò. La nostra sicurezza totale però dipende molto dal bacchiglione, purtroppo i bacini non sono stati fatti, quindi se dovesse arrivare una piena importante ma non esagerata, sono sicura che gli argini tengono botta, non dovremo rischiare niente. Una piena esagerata mi fa pensare, in quanto il mio territorio è in mezzo a due fiumi e quello è. Ci dicevano se sistemiamo a monte, a valle avete beneficio. Bene, a monte gli interventi non sono ancora stati realizzati e quindi la preoccupazione da questo punto di vista aumenta. Non posso dire che ci sentiamo totalmente sicuri al 100%. Sicuramente i nostri argini sono stati rafforzati. C'è ancora un cantiere, si è concluso nel mese di settembre, un altro cantiere è in questo momento ancora aperto proprio vicino alla rotta. Non siamo ancora al sicuro, mancano i grandi bacini di laminazione che metterebbero al riparo il territorio una volta per tutte. Lo dicono due sindaci colpiti dall'alluvione del 2010, Anna Lazzarin di Veggiano ed Enrico Rinuncini di Ponte San Nicolò. Tremano ancora quando la pioggia colpisce intensamente il padovano. Rispetto a 3 anni fa siamo tutti più pronti e attrezzati, dicono, perché alcuni lavori sono stati fatti, ma non tutti. La burocrazia italiana non lo ha permesso. La burocrazia non ha assolutamente aiutato, burocrazia che ancora è importante anche nelle singole rapporti singoli con i cittadini alluvionati. Viviamo in mezzo a una burocrazia assurda e vergognosa, io l'ho notato anche con la rendicontazione delle mie 350 pratiche, veramente c'è stato dietro un lavoro mostruoso, quindi anche la Regione Veneto per poter appaltare queste vasche di laminazione ha dovuto seguire dei procedimenti, scusatemi, ma esagerati. A poche settimane dall'anniversario dell'alluvione, i sindaci devono ancora chiudere definitivamente la partita. Alcuni cittadini, infatti, sono stati costretti a restituire parte dei contributi versati come risarcimento. E siamo alla cronaca. Dopo l'ottantenne ferita alla testa e rapinata sabato mattina mentre stava pregando sulla tomba della figlia al cimitero dell'Arcella, un altro episodio di violenza e danni di un anziano a Padova. Un 71enne è stato aggredito e rapinato questa mattina in via Alberto Magno, Città Giardino. L'uomo è ricoverato in pronto soccorso, stava camminando a piedi quando è stato colpito alle spalle da una persona, scaraventato a terra e poi derubato del portafoglio. Nonostante fosse ferito, l'anziano è riuscito a chiamare i carabinieri, che sono subito arrivati sul posto, ma del malvivente non c'era traccia. Ora si attende che l'anziano si riprenda per cercare di ricostruire un identikit del rapinatore. A questi episodi di violenza nei confronti degli anziani in città, questo è il quesito della TG Linea Aperta di questa settimana. Padova pericolosa per gli anziani? Dite la vostra inviando un sms oppure scrivendo una mail a padova@reteveneta.it. Tram tamponato in Riviera questo pomeriggio, fortunatamente non ci sono stati feriti, il traffico però un po' a rilento. Altre notizie di cronaca da Padova. Perché l'abbiano fatto non è dato sapersi, non si sono giustificate, forse hanno agito per noia. Due minorenni padovane di 14 e 13 anni ieri sera sono state sorprese a rubare cosmetici e vestiti dentro un negozio VS di Padova. Le due ragazzine si sono nascoste in camerino e hanno staccato l'antitaccheggio che era applicato sui prodotti. Poi hanno cercato di nascondere la merce dentro le loro borse, ma sono state fermate dalla vigilanza del negozio. Sul posto la polizia, che ha denunciato le due minori per furto. Maxi furto di acciaio nella notte nella ditta Bonmartini di via Canada in zona industriale a Padova. I ladri sono riusciti ad aprire il cancello tranciando la catena, poi sono entrati nel piazzale, forse con un camion a cui hanno attaccato un rimorchio carico di acciaio. Secondo una prima stima il bottino si aggira intorno ai 20.000 euro.
Ancora liti tra stranieri in stazione. Ieri sera la polizia è intervenuta nel piazzale chiamato da alcuni passanti. A terra c'era un cittadino romeno ubriaco con un taglio al sopracciglio. Pare che l'uomo sia stato aggredito da un connazionale dopo una lite violenta dovuta all'alterazione dall'alcol. I sindacati si sono trovati oggi a Padova per capire cosa non funziona nella scuola. La scuola la vogliamo al primo posto, la vogliamo al centro della politica italiana. Contratti bloccati da 5 anni, scatti d'anzianità fermi, stipendi tra i più bassi d'Europa e precarietà diffusa. Questi i mali della scuola italiana, secondo CGIL, CISL e UIL. Un grido d'allarme lanciato alle istituzioni e alla politica, perché ricominci ad agire. Vorremmo che alle parole continue che vengono dette dai politici, alle dichiarazioni di principio sulla scuola, seguisse qualche fatto. Oggi un incontro tra i delegati sindacali regionali a Padova per discutere anche della situazione del precariato, condizione che mina alle fondamenta la scuola italiana. Perché inevitabilmente non si può fare una buona scuola se non abbiamo delle stabilizzazioni coerenti con il piano dell'offerta formativa. E dopo le polemiche tra le classi miste, tra studenti di origine straniera e ragazzi italiani in una scuola padovana, ecco come rispondono i sindacati. Vorrei capire come si fa ad insegnare l'italiano a 10 etnie, 10 lingue diverse di bambini all'interno della stessa classe. Ci vorrebbe più di un genio di insegnante per fare una cosa così. E siamo allo sport. A Bresseo riprendono gli allenamenti in vista del derby di domenica contro il Cittadella. Parla l'attaccante del Padova Camillo Ciano, che tra le altre cose è stato autore del gol partita contro il Varese. Ci svela un piccolo aneddoto. Venivamo da una situazione molto particolare. Mi fa piacere che ho fatto gol e che ho partecipato a questa vittoria che ci serviva davvero tanto. Si è preso tutta la responsabilità. Quel rigore, stando alle indicazioni di Mutti, avrebbe dovuto tirarlo Musacci. E invece Camillo Ciano ha preso la palla e ha infilato Bressan. Una bella iniezione di fiducia per il diretto interessato e per tutta la squadra. Ci aveva provato pochi minuti prima centrando il palo, ma la rete era nell'aria, come aveva profetizzato Daniele Vantaggiato. Prima della partita avevo parlato con Daniele Vantaggiato e lui mi ha detto: oggi se entri fai gol, lo so, me lo sento, e se fai gol vieni ad abbracciarmi. E proprio Daniele Vantaggiato dovrebbe rientrare presto in gruppo. La squadra si è ritrovata a Bresseu per preparare la partita di domenica contro il Cittadella, l'unico derby veneto rimasto in Serie B. Ora abbiamo una settimana lunga da preparare. Da oggi iniziamo con il mister a vedere un po' come muoverci, a studiare per bene questa partita, perché è molto importante sia per l'ambiente anche per noi. Sabato vi avevamo raccontato la storia d'amore che dura da 60 anni, quella di Iole e Paolo. Ebbene, ieri erano anche loro presenti alla grande festa, al plebiscito per le nozze di diamante e le nozze d'oro dei padovani. Un lungo applauso per celebrare il loro amore, una grande festa, il plebiscito con la messa, le foto con le autorità e quel pranzo e la gioia dei ricordi dello stare insieme. Erano oltre 800 le coppie padovane che ieri si sono trovate per festeggiare 60 e 50 anni d'amore. Significa che siamo ancora nel nostro desiderio di ancora per tanti anni assieme. 1953-1963, due anni in cui l'Italia si stava rialzando dopo la guerra, culminando con il boom economico. Anni ricordati ieri attraverso la musica dell'epoca e gli avvenimenti che hanno segnato la storia del paese. Ma soprattutto ieri è stata una lezione d'amore impartita alle giovani coppie di oggi. Si usa dire che il matrimonio, ed è vero, ed è bello, è per sempre, ma come diceva anche la mia amica, è bello pensarlo anche che sia tutti i giorni, fatto appunto tutti questi giorni che si susseguono. Bisogna avere pazienza e volersi sempre bene, questo è il consiglio delle coppie che hanno festeggiato le nozze d'oro e di diamante. Le difficoltà devono unire marito e moglie, hanno detto in molti, un insegnamento che ci avevano dato anche Iole e Paolo, sposi 60 anni fa e ancora innamorati come il primo giorno, anche loro ieri hanno festeggiato. Abbiamo qualche volta discusso un po', ma è indispensabile che qualche volta succeda che non ci troviamo d'accordo nelle nostre cose, però discutiamo e poi troviamo sempre l'accordo alla fine.
In chiusura la programmazione, questa sera a partire dalle 21.05 una puntata di Iceberg, a partire appunto dalle 21.05 per approfondire i temi della politica e dell'economia. Ospiti di Marco Oliva ci saranno Vittorio Feltri, Roberto Formigoni, Vittorio Agnoletto, Alessia Mosca e Claudio Borghi. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito, buona serata.